Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 13° episodio della Challenge Locca Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sgominato il Team Rocket nel loro rifugio e abbiamo testato la potenza del nostro Gabite, che da adesso si chiamerà Cinzia. Quindi salutate tutti insieme Cinzia. Ragazzi, mi raccomando, fin da subito lasciate un bel mi piace per proseguire al meglio con questa serie. Questo è il primo episodio di quelli che sto preregistrando e che usciranno tipo nel momento in cui sarò in Francia. Ma detto ciò ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, avete visto anche la new entry che sostituisce Blur, ossia Luis, che poi sarebbe lui, Louis XIV, che sarebbe in francese Luigi XIV, Re Sole, Sol, Raccoon Sole, sono bravissimo, uccidetemi. La challenge di oggi ragazzi è molto particolare, ci è stata proposta tra i primissimi episodi, tipo il primo, il secondo, il terzo, non mi ricordo, e consiste ragazzi nel... ogni volta che entrerò in un centro Pokémon dovrò depositare due membri del team... e mettere i membri del team, cioè non mettere i membri del team, ma mettere quelli che risiedono, i Pokémon che risiedono nel box in sostanza, che ovviamente non ho allenato e quindi sarà un parto. La challenge inizia da adesso, ogni volta che entrerò al centro Pokémon io dovrò prendere due nuovi membri nel team e depositare quelli effettivi. Ovviamente non starò a cambiare la sidebar, ma la cosa sarà molto debilitante perché poniamo caso che Alfredo c'è un Pokémon per il quale il nostro suocero è utilissimo, magari ho depositato suocero e lo prendo in quel posto. Detto ciò ragazzi, e ovviamente come sostiene, cioè come ci fa notare ovviamente il creatore della challenge, non vale entrare due volte nello stesso Pokémon per cambiare sempre i Pokémon, ottenere il team di prima sarebbe una gran stronzata. Ok, nel frattempo, nel caso non l'aveste notato, siamo in palestra e scivoliamo sul ghiaccio, la classica palestra di questo tipo che ti fa venire il cancro alla vita perché è veramente una cosa fastidiosa. Questa qua scia sul nulla. Bagon, perfetto, un altro drago, vai suocero, il tuo momento. Tra l'altro ragazzi, particolare Alfredo per... Scusa, non, ti giuro che non volevo. Dicevo, particolare Alfredo perché ragazzi i suoi Pokémon saranno di livello più basso rispetto a quelli di Jasmine, che è una contraddizione in realtà. Però tecnicamente Alfredo poteva essere, credo, affrontato prima degli altri due, volendo, anche se in realtà la trama prevede il contrario. Ci specificano che è un uomo, perfetto, perché effettivamente non ci sarei mai arrivato. Oh, che bello poter switchare ragazzi, madonna, la challenge della volta scorsa è stata un suicidio, ha portato alla morte del nostro Blur ragazzi, che è schiattato malissimo. Adesso poter cambiare veramente una liberazione, vai Strength, usa Surf, vediamo di mandare giusto Typhlosion Monello, gli ho fatto... no. Muori. Botta è terrificante, ragazzi. Attenzione, oh. Non subite mai botta perché rischiate di aprire... Non lo so, poi... non so, Articuno, Typhlosion, ultimo canto, allora fermi, Articuno, quindi... Suocero dovrebbe essere perfetto per Articuno. Cannon Flash, vai così, vediamo quanto riusciamo a fargli. Beh però, ok. Tra l'altro Articuno perfetto in una palestra di ghiaccio, raga. Cioè calza a pennello. Cioè nonostante non indossi calze, perché essendo un uccello non può farlo. Cioè calza comunque a pennello. Non è né indossa calze né tantomeno dipinge. Sopprimetemi, chiedete l'eutanasia. Fate una colletta in descrizione, non lo so, da qualche parte per portarmi alla morte. Io non ce la faccio più. Forza, affrontami, caro sciatore. Weezing, livello 25. Un caduta massi di quelli proprio ignorantissimi che... sporco lancio, non ti ho fatto niente. Io bestie. Ah, ma io c'ho Foschisfera. Nel frattempo, raga, guardatevi il moveset. Io non l'ho... sinceramente non ve l'ho fatto vedere, ma... comunque è caduta massi, Foschisfera, Forza Sfera e Levito Roccia. Cosa devo fare io? Cosa devo fare io? Sono ovunque, 300.000 leggendari, ma perché? Drago Spiro, questo fa malissimo, aia! Minchia, allora, caro Dialga, io non devo andare al centro Pokémon, qui... Lunar Danza? Ma è Solrock! Perché? Perché Lunar Danza? Ma perché? Ma no, è Solrock che impara Lunar Danza... Chi la usava KO? Sapete... non penso sia sta grande idea in una Nuzlocke, una mossa del genere.
Fatemi sapere nei commenti se vi sembra un'ottima idea. Detto ciò, ragazzi, possiamo proseguire. Ah, ma sei già lì, Alfredo. Pensavo fosse un po' più, diciamo, lontano. Ryorn. Raga, la palestra dei leggendari qua sono ovunque. Cioè, vabbè, non Ryorn, ovviamente, però... Raidon, ho sbagliato. Non lui, ovviamente, ma... Madonna, che disastro. Ok, perfetto. Dovremmo essere già arrivati... Affrontami. Ok, perfetto. Non... Tra l'altro, bellissimo... Spettacolare il nostro carissimo Strength che sta slittando sul ghiaccio in posizione stante. Spettacolare. Dusclops, oddio Dusclops, che incubi. Io ricordo, ragazzi, Esther, se non sbaglio si chiama, la capopalestra, la super 4 di... come si chiama? Non mi viene però. Owen, che aveva tipo 300 Dusclops, era una bestemmia incredibile. Surf è a casa il primo Dusclops, che spero sia anche l'ultimo, sinceramente. Vediamo un po' chi hai. Crobat! Attenzione, raga, questo qua. Ok, fuori sta succedendo un casino. Noi facciamo finta che non ci sia niente e continuiamo a registrare. Con quale becco me lo stai dicendo che usi beccata? Mi sto cagando addosso. Puoi morire. Porco due! Ok, perfetto, ci siamo capiti. Burmi. Antoniette Man! Ecco, se io vado in Francia e mi incontro un Antoniette Man, potrei iniziare a preoccuparmi. Comunque, ragazzi, evitiamo di sparare cazzate, curiamoci Pokémon, andiamo ad affrontare... Andiamo ad affrontare il buon Alfredo. Ok, allora, studiamo un po' la situazione. Io, raga, partirei con Cinzia. Per superstizione, è una palestra di tipo ghiaccio, non dovrebbero esserci Pokémon di tipo ghiaccio perché randomizzate, quindi Cinzia, è il tuo momento. I Pokémon fanno esperienze diverse nella vita, proprio come noi. Anch'io nella mia esistenza ho vissuto e sofferto molto. Visto che sono più anziano, ti mostro cosa intendo. Vivo con i Pokémon da quando tu non eri neppure al mondo. Non perdo tanto facilmente. Io, Alfredo, allenatore dell'inverno, ti mostrerò la mia potenza. Parte la sfida di, che non si chiamerà mai Alfredo, Kim Kardashian. Rich Kid, non è un bambino, te lo assicuro. Vespi Queen, che si chiama Vespi Quen, però si chiama così perché non ci stava Queen e quindi l'hanno chiamata così. No, non è una battuta, cioè funziona veramente così. Anche Feraligator, in realtà si chiama Feraligatr, perché non ci stava una lettera, no? Ha detto leviamone una, leviamola. Forbice X, aiuto. Ok, è abbastanza preoccupante la cosa. Proviamo un Dragoartiglio. Non vorrei intoccare Sua Maestà, però si può morire, tipo, dispetto. Cioè, nel senso che il petto, no? Cioè... Io ci metterei 3 secondi a buttarmi dal balcone. 3 secondi a buttarmi dal balcone? Non lo faccio. Perché non lo faccio? Ancelo nel frattempo. Vento in coda, aiuto, questo attacca per primo, se fa una mossa di tipo ghiaccio, rimbalzo. Allora, esplicita il tuo essere un essere figlio di sua madre che uccide le persone in tangenziale. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Sciappetto, lei è perfetto, raga, sciallissima questa proprio. Palestra tranquillissima, parti due leggendari a caso, ma proprio... Muori. Muori, estinguiti, scompari da questo pianeta. Ok, scomparisci. Ok, perfetto, battuto Alfredo, medaglia gelo, che cioè non ha niente a che vedere con i suoi Pokémon, ma dettagli. MT-07 che non contiene sicuramente grandine, adesso andiamo a vedere cosa contiene. Adesso, ragazzi, uscendo da qua, si potrà andare verso la torre radio in maniere forti. Verso la torre radio che, ragazzi, è stata presa d'assalto dal Team Rocket. Adesso vedrete tutti quanti, anche se penso che tutti conoscono sto gioco, ma nel caso non fosse così. Perfetto, usciamo, dovrebbe chiamarci subito Helm. Io, raga, non leggo i dialoghi di Helm perché sappiamo quanto odiamo questo personaggio. Cristo, madre, levati. Ok, perfetto, possiamo. No, è porco di quel... Non mi serviva. Non mi serviva un cazzo. Vaffanculo. E mo chi cazzo... Allora, ragioniamo. Ecco la challenge bastarda. Perché poi non è tanto il fatto che io entro al centro Pokémon perché mi serve. È il fatto che sono un coglione, mi dimentico. Allora. Io potrei utilizzare la strategia di prendere dei Pokémon che possono fungere da scudi. Quindi prendo paradossalmente quelli che mi servirebbero di meno. Quindi ad esempio tu.
Tu che non puoi evolverti con la pietra lunare. Il problema è più che altro chi mettere fuori. Allora, io metterei fuori Louis XIV per il semplice fatto, ragazzi, che è di tipo psico e tipo psico abbiamo già Fuji. E sinceramente farei lo stesso discorso anche con Strength, perché di tipo normale abbiamo già Staraptor. No, anche se è di tipo più volante che... Io metterei Finion, però, sinceramente. Direi di fare così, ragazzi. Possiamo fare così. Ok, perfetto. Questo è il nuovo team. Abbiamo depositato il buon... Madonna, oggi non mi vengono i nomi. Il buon Strength e il buon Louis XIV, che forse sono i due membri un pochino più deboli del team, insieme forse a Suocero. Forse ho fatto la scelta giusta, sì. Lo scopriremo solo vivendo. Infatti ora andremo a Fiordoropoli e inizieremo la, diciamo, trama, se così si può chiamare, la parte di trama, ecco, della Torre Radio. Mi raccomando nel frattempo, ragazzi, consigliatemi tantissime challenge nei commenti e rispondete alle domande del giorno, oltre ovviamente a lasciare un like, ma questo ve l'ho già detto. Proviamo come al solito a raggiungere i 200 mi piace, anche se i feed di YouTube stanno facendo schifo, la serie ha perso un pochino di slancio. Però è sempre interessante vedere se ci riusciamo. È vero, aspettate, mi sono dimenticato di un passaggio spettacolare del gioco. Bisogna andare, ragazzi, nei sotterranei, ottenere la divisa del Team Rocket e, utilizzando la divisa del Team Rocket, distrarre, se così si può dire, le guardie e entrare nella torre. Una roba, cioè, parte di gioco fantastica. Non so voi, ragazzi, ma io mi divertivo tantissimo andare in giro per la città a far paura alla gente con la divisa. Perché poi andando tipo a parlare con la gente in giro, alcuni ti dicono: ah, sei del Team Rocket, fai schifo, pure oddio, Team Rocket, lasciatemi stare, cose fighissime. Tra l'altro, ragazzi, la domanda del giorno a sto punto penso che sarà qualcosa tipo: qual è la vostra uniforme preferita o simili? Perché effettivamente di uniformi belle ce ne sono. A me piacciono un sacco, sinceramente, se posso dargli il mio parere, quelle del Team Plasma, che fanno tipo molto templari, una cosa spettacolare. Eccoci qua, guardate quanto siamo belli, ragazzi. Proprio, ma la figaggine, voi dove la vedete se non qua? Ok, perfetto, possiamo entrare adesso nella torre radio e adesso ci faranno passare, come vedrete a breve. Codifica sovraccarico, è consigliabile abbassare le impostazioni video e utilizzare un settaggio predefinito di codifica. Sta andando il computer a puttane, che bello, il... come si chiama? Il fottutissimo OBS mi dice che c'è un sovraccarico di memoria ogni tanto, ma vabbè, dettagli. Noi ce ne freghiamo perché noi siamo youtuber seri e ce ne sbattiamo di certe cose. Ok, eccoci qua. Ehi, c'è una matricola? Ma guarda un po' come ti sta bene l'uniforme. L'ho detto anch'io prima. Va bene, puoi passare. Adesso, ragazzi, dovrebbe esserci... Luke. Siete una cozzaglia di deboli. Vedete di smetterla di rompere le uova nel paniere. E adesso ci vede, tipo lì così noi siamo lì girati che non vogliamo farci sgamare. Come? Creepy? Che ci fai qui? Non dirmi che ti senti più forte solo perché indossi quegli stracci? Non sta né in cielo né in terra. Dacci un taglio con quel look. Adesso gli diciamo semplicemente, adesso in teoria dovremmo dirgli che in realtà era un semplice modo per... Ah no, prima ci vuole inculare la recluta, perfetto. Vai, affrontiamola con Rachel Artisan, che si duplica ormai. Se hashtag Rachel Artisan nei commenti, ragazzi. Ormai sta diventando la mascotte della serie perché è tipo ovunque. Drago Artigli, vediamo se mandiamo giù questo Silcoon. Ma penso di sì, perché ehi, è un Silcoon. Perfetto, vediamo un po' che altri Pokémon hai, figliolo. Magby, che io ho già visto. Sì, ce l'aveva tipo il boss del Team Rocket. Quindi a quanto pare c'è una svendita all'IKEA di questi. Ah, volevi camuffarti e infiltrarti in mezzo a loro. Tipico ragionamento di un debole, ma chi se ne importa? Sai che ti dico? Sbrigatela tu qui, io ho altro da fare. Devo dare una sonora lezione al Domadraghi col mantello, con Lance, sì, che proprio c'è, cioè, proprio facile, no? Che tu vai lì, ti fa un iperraggio e non vivi più. Ok, perfetto. Perché? Tu non mi hai sfidato. Tu non mi hai sfidato, no, non tremo di paura, te lo assicuro, hai solo spento i riscaldamenti perché siete talmente rincoglioniti che manco quelli sapete far andare. Allora iniziamo con lo sweep ignorante. Weedle. Sei andato in giro con un retino per il Bosco Smeraldo? Fammi capire. Seedot, ma guardalo, Electrode, questo qua l'ha rubato alla sua stessa centrale. Perfetto, se vai fa. Ok, si Viper è proprio da Team Rocket, effettivamente. Ossoclava e ciao. Raga, Cynthia a me piace un sacco. Non me ne vogliate. Alcuni mi hanno detto: ma creepy, ma non ha fatto nulla nell'episodio. Sì, raga, però l'allenamento vi assicuro che è una bestia. E penso che lo stia dimostrando in questo video. È veramente fortissima. Fidatevi di me. Sua. Impert.
Questo potrebbe essere un pro. No, 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 devo switchare. No, devo switchare. Oddio, pietretaglio. Se questo qua mi avesse fatto terremoto, io sarei finito diretto ad altro mondo. E adesso non posso mandare neanche Brazzarina, però. Forse Fuji è quello che rischia di meno qua. Vediamo se bolla raggio. Ok, perfetto. Pestone. Raga, Fuji dovrebbe assolutamente imparare una mossa stab di tipo fottutissimo psico, perché altrimenti non andiamo più avanti. Perfetto, battuto ancora quest'altra recluta, quest'altro artisan, quest'altro Rachel artisan. Ora, voi dovreste essere inutili per il momento, quindi io penso di poter proseguire. Volevo evitarti, te lo giuro. Ti giuro su Dio che volevo. Togliti! No! Sei tu che eri in mezzo ai coglioni, figliolo. Sei tu che eri in mezzo ai fottuti coglioni. Glamiao, perfetto, questo l'ha rubato al Team Galassia. Raga, non c'è nulla da fare, non hanno Pokémon decenti, veramente. Io sono contrariato nella... Ma Guida, questo l'hai rubato Rudy! A Rudy l'ha rubato. Hanno fatto la spesa in tutte le regioni. Taglio e morto, perfetto. Battuto, oddio, incredibile. Non me lo sarei mai aspettato che si chiamasse Rachel Artisan. 3 anni fa, ti blocca. Ma ora siamo morti, cioè siamo dislessici, perché... Wow. Pochi... Quillfish! Hai Quillfish! Non dovresti vergognarti di aver Quillfish! Taglio, presa. No, la presa a botte, ti tiro io. Stuntler. È già Stuntler qualcosina. No, non è vero, fa cagare anche lui. Non hanno un Pokémon decente, raga, è assurdo. Spacca roccia e ciao. Tra l'altro non so voi, ma io ero sempre da piccolo convinto che Stuntler fosse di tipo psico. E invece no, è di tipo normale. Perfetto, buono sapersi. Ok, allora siamo tutti a livello 35, a parte Fuji che è al 34. Io direi che Fuji si merita di affrontare. Ah, ovviamente ragazzi, cosa che ci aggiungo io alla challenge, che ecco, già Spiritomb è qualcosa di più. Cosa che aggiungo io alla challenge? Stai fermo, ti scopo la mamma, ti scopo la fottuta mamma, switchiamo. Ok, dice, porco due! Allora curiamolo. Curiamolo, perché altrimenti ce l'abbiamo nel culo. Ok, palla ombra, fermi. E io posso fare solo veleno croce in realtà. Adulazione. No, ti odio, perché mi confondo. Guardalo. Ok, fermi. Mi sta mettendo nei cazzi perché mi ha confuso e non posso switchare. Ok, per fortuna ho fatto picchiaduro. Dai, attacca. Oh, perfetto. Oh, finiamo sta battaglia e poi finisco il discorso di prima, sempre che io mi ricordi il cazzo che stavo dicendo, ma questi sono... Ok, questo qua evidentemente si è drogato, perché ha cominciato a prendere i Pokémon fortissimi. Tutti gli altri stronzi ci avevano le merdacce, questo qua arriva, Spiritomb, Cresselia, il prossimo chi è? Darkrai, non lo so. Livello 3, Clefairy. Ciao. Dicevo... Cosa che aggiungo io alla challenge? Ovviamente, prima di riprendere i Pokémon che ho depositato, devo finire tutto il box. Quindi, qualora io dovessi andare, diciamo, di nuovo nel centro Pokémon alla fine di questo episodio, io non potrò depositare loro due. E non potrò riprendere i due Pokémon che ho depositato. Quindi, si arriverà al punto, ragazzi, che avrò due soli membri nel team ufficiali e 4 Pokémon del box. Poi ovviamente ragazzi, siccome ne ho solo 4 nel box, non potrò rimanere senza membri del team e quindi perdere la fottuta challenge. Ma banalmente ritorneranno i Pokémon che ho depositato prima. Spero di essermi spiegato, non ne sono sicuro. Voi fate finta di aver capito con un hashtag "ho capito" nei commenti. Perfetto, affrontiamo questo scienziato che ha un altro Magby. Io l'ho detto, c'è la svendita al fottuto Ikea. Cioè l'Ikea li ha venduti. Prendi 6 e paghi 95. Questo qua è un problema. Allora switchiamo e mandiamo... Spero di aver fatto una cagata. Questa non mi è piaciuta per nulla. Ok, io ho paura che questo qua faccia terremoto. Quindi quasi quasi mando Cynthia. Gemmo Force. Ok, forse ho fatto bene. Mazzuo legno. Vai giù, perché se non va giù. Ok, ora subisco un contraccolpo della Madonna, ma va bene così, lo accetto. Shroomish. Bello Shroomish, raga. Gran Pokémon, gran potenza, fendi spazio e muore. Brutto colpo addirittura. Non penso che sia stato molto utile. Brutto colpo di Fendispazio su uno Shroomish, perché sapete, cioè, morirei anch'io con un Fendispazio. Che bello ordinare i Pokémon di commettere crimini. Già, veramente il mio passatempo fin da piccolo, in effetti. Per un attimo ho pensato fosse un altro Magby, ero pronto a smattare. Preveggenza. Muori. Ok, perfetto. Ah sì, tra l'altro mi scuso, nello scorso episodio lo sprite di Brazzarina è rimasto stare e vi ho fatto una stronzata. Ora l'avrei dovuto mettere a po'. Non so se ho utilizzato i verbi giusti. Ora in teoria dovrebbe essere a posto. Pariamoci il culo così.
Ok, io in teoria potrei balzarmela qualche recluta, anche molte reclute, però le sto affrontando tutte perché ragazzi siamo vagamente sottolivellati, non tanto per le reclute, quanto poi per i futuri capi generali, capi palestra, Sandra, aiuto, mi sta venendo da piangere perché Sandra è tipo fortissima. Zubat. Cioè veramente, una recluta ho trovato con i Pokémon forti qua dentro. Ed erano Cresselia e Spiritomb, cioè non dici neanche, vabbè, magari... Minchia, se stiamo prendendo botte. Allora, fermi, curiamoci e via. Curiamoci e via. Ah, un'altra cosa da aggiungere nella challenge è che se io andrò a curarmi, cioè la challenge in questo caso è molto particolare perché si trasmetterà al prossimo episodio, mi spiego. Se alla fine di questo episodio io deciderò di andare al centro Pokémon a curarmi, ovviamente dovrò cambiare i membri. E di conseguenza, cambiando i membri del team, nel prossimo episodio dovrò riniziare, diciamo, con quei Pokémon. E poi, nel caso, cambiarli, anche se è un po' un bordello, ora che ci penso. Magikarp. È un po' un bordello, ora che ci penso, questa cosa. Perché effettivamente io non ho pensato che... Cioè, la challenge diventerebbe un pochino infinita. Quindi no, mi sa che non farò così. Vedrò io cosa fare. Penso che nel prossimo episodio mi vedrete col team, ragazzi, a sto punto, perché non so sinceramente che cosa fare. Allora, avete presente quando voi eravate piccoli e scandivate l'alfabeto a scuola? A, E, I, O, U. Lasciate che mi presenti, gentile pubblico. Sono il direttore. Da oggi trasmetteremo programmi a dir poco mirabolanti che decantano le incredibili geste e virtù del Team Rocket. Quindi non fate tante storie, godetevi queste belle trasmissioni. Ovviamente, ragazzi, non è il direttore. Ah, chi osa disturbarmi mentre faccio le prove di imitazione del direttore? Ancora tu, Creepy. Dannazione! Proprio ora che mi ero immedesimato nel direttore che pensavo di tingere il mondo intero con i colori del Team Rocket. E va bene, questa volta faccio veramente sul serio. Parte la sfida di Daniel! Eccolo qua, ragazzi. Tra l'altro, penso che l'episodio stia pure per finire. Daniel Tamer, perfetto. Manda in campo il cancro. Il cancro fatto a Pokémon, Chansey. Vediamo quanto ti faccio con spaccaroccia. Abbastanza. Fin troppo. Oddio. 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 Cos'è successo? Cos'è successo? Come ho fatto a mandare giù un Chansey con uno spaccaroccia? Vabbè che è super efficace. Però, raga, Chansey c'ha 300 PS. Veramente sforano il cosmo i PS di Chansey. Una roba allucinante. Azzurri la casa. Questo mi fa cagare addosso. Veramente. Fuji, io ti amo! Io lo amo sto Fuji! Io lo amo sto Mewtwo, cazzo, ragazzi, è uno spettacolo! Ha crittato davvero Voltorb! È l'ultimo? No, non è l'ultimo! Veleno croce, vediamo se va giù! Oh, vabbè. Sì! L'ho chiamata! L'ho chiamata! L'ho chiamata inizio episodio! L'ho chiamata al fottuto inizio... Bello, Stunky! L'ho chiamata all'inizio dell'episodio, ragazzi! Ok... La challenge ci è andata benissimo, anche per il semplice fatto che Team Rocket fa cagare il cazzo. Fa letteralmente schifo, ma proprio ribrezzo, sapete, no? Cioè, io non vorrei dire, ma ho concluso questo episodio vedendo uno Stunky che splashava. Io sto perdendo certezze nella vita. Sto perdendo tante certezze. Io mi immagino uno Stunky, no? Che fa gli splash a caso. Ma perché? Perché queste cose? Earth Gold, perché? Perché? Dammi una motivazione logica. Comunque, ragazzi, la challenge è stata superata brillantemente e non ci ha provocato nessun problema. Wow, che cosa assurda. Mi raccomando ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto rispondendo alla domanda del giorno e consigliandomi altre challenge e un'iscrizione al canale nel caso non siate ancora iscritti. Io ragazzi riprendo già i Pokémon del team perché come ho notato prima effettivamente rischio di fare una cazzata. E nulla, ci è andato decisamente bene, pensavo che la challenge potesse procurare più problemi, invece per fortuna grazie anche ai Pokémon spettacolari del Team Rocket tipo Stunky Splashoso. È andata come doveva andare. Mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulla mia vita, su ciò che succede, su magari quello che faccio in Francia, potrei postare qualcosina. E premete la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.